diaframma e problematiche legate alla cervicale, alla voce e alla deglutizione. Andremo a fare, ecco, questo viaggio in questa parte del nostro corpo dove scopriremo che magari tante delle difficoltà quotidiane che incontriamo sono legate proprio a questo muscolo, a volte un po' sconosciuto. Come sempre ne parliamo con un esperto medico osteopata che è venuto a trovarmi, il dottor Andrea Tiburzi. Benvenuto. Grazie, grazie dell'invito e buon ascolto a tutti. Grazie a lei, dottore, di averlo accettato, anche perché, ecco, il diaframma, questo grande sconosciuto che invece incide in un'infinità di cose. Il diaframma è un muscolo importantissimo e che entra in gioco su tantissime situazioni del nostro corpo, quindi dalla postura, ovviamente, a tutto ciò che implica l'aspetto delle cervicalgie o anche dorsalgie, ma anche tutto l'aspetto degli organi interni, viscerali. Quindi se parliamo per esempio di cervicalgie, gli organi interni sono la deglutizione, la laringe, la faringe, quindi la fonazione, tutto ciò che ci dà quel senso di vita, cioè parliamo, respiriamo, deglutiamo, mandiamo giù, e quindi il diaframma in questo caso, che è un muscolo fondamentale, ci aiuta molto o ci implica molto questo sistema. Ora, del diaframma, se c'è una cosa che sappiamo, è che più o meno sta da queste parti. Da queste parti, è vero. Ma come questo, che sta in una parte diversa da poi quella che abbiamo citato, quindi relativa alla gola, alla cervicale, esatto, come va ad influenzare in un collegamento così, in fondo, distante apparentemente? La nostra macchina umana è straordinaria. Allora, il diaframma è un muscolo orizzontale, toracico, ed è il muscolo motore della respirazione, ma entra in gioco con altri diaframmi, per esempio lo stretto toracico superiore, che è una zona che va dalle clavicole alla cervicale posteriore, l'ultima cervicale, ed entra in concordanza. È il muscolo che ci fa, ci permette l'immissione all'interno di aria, di poterla far uscire. Quindi è legatissimo a tutta la struttura cingolo scapolare, quindi spalle e collo. Quindi ecco come il diaframma influisce positivamente quando lavora bene, negativamente se ci abbiamo qualche piccolo problema. Ora, la cervicale o gli organi addetti alla voce o alla deglutizione sono collegati anche tra loro o sono loro collegati al diaframma? Allora, è un sistema molto complesso. In realtà ci sono una serie di legamenti e di tessuti che li mettono in relazione diretta, cioè proprio sono dei continuità anatomico-funzionali. La cervicale, in questo caso, cioè il tratto cervicale della colonna, che cosa fa? Fa da una parte, sostiene questi organi, cioè nel senso, grazie ai legamenti, grazie ai muscoli che propriamente lavorano con la cervicale, sostengono gli organi. Dall'altra ne permettono la giusta funzione, cioè il giusto modo di lavorare. Parlando di deglutizione, quindi, quando noi deglutiamo, mandiamo giù un boccone, dobbiamo fare un bel lavoro con muscoli accessori del collo, della parte anteriore. Se la cervicale lavora bene, permette a questi muscoli di lavorare bene. Quindi problematiche della cervicale in questo caso influiscono molto su questo. Il diaframma in questo è collegato proprio tramite fasce e legamenti, quindi il diaframma potrebbe essere un impedimento se lavora non bene, o potrebbe essere coadiuvatore e quindi migliora. Immaginiamo un cantante certo, che ha un'ottima respirazione, cioè un buon lavoro con il diaframma. Che cosa fa? Migliora il suo atteggiamento posturale, apre, come si dice, le vie aeree superiori e permette all'aria di uscire in maniera più giusta, facendo faticare di meno i muscoli del collo e facendo faticare di meno le corde vocali. Quindi, per esempio, un abbassamento della voce non è detto che sia collegato a un colpo d'aria, ma potrebbe essere collegato invece a un dolore alla cervicale. Esatto. Spesso a me succede questo, ho molti pazienti cantanti o speaker come sei tu. Allora mi succede questo, un abbassamento di voce, mi dicono: oddio Andrea, c'è un po' di raucedine, abbassamento di voce, ma... che è un problema grosso per chi è un enorme, professionista della voce. Per chi ci lavora è enorme. Poi nei test che si fanno di valutazione osteopatica, eccetera, di controllo delle strutture, ci si rende conto che in realtà in questo caso le corde vocali diventano vittima di cosa? Di tensionamenti muscolofasciali, di tensionamenti dei muscoli del collo, che sono esternocleidomastoidei, che possono essere i muscoli laringei, e loro, andando in tensione, quindi che cosa fanno? Rendono più rigide le corde vocali.
si perde così la forza della, del suono, della vibrazione, e quindi chi ci lavora sente che c'è qualcosa che non va, o l'abbassamento vero, la fonia, quando abbiamo quella sensazione che non riesco più a parlare. Certo. Quindi che cosa si fa in realtà? Si deve andare a escludere che ci siano situazioni tipo cervicalgie date da muscolo tensive, oppure problematiche vere e proprie della cervicale, che possono essere anche discopatie, che possono andare a incidere su questi organi importanti, fondamentali, in questo caso le corde vocali e quindi quella della fonazione. Certo. Ora, l'osteopatia, che sappiamo non si va a focalizzare sul sintomo ma sulla causa, come ci aiuta? E anche ci sono, per esempio, esercizi che si possono fare per quando ci si rende conto che un abbassamento della voce è legato a altro? Innanzitutto va sempre fatta una valutazione per discriminare, cioè una diagnosi differenziata, cioè capire qual è il vero problema. E poi ovviamente è proprio l'igiene di vita e comportamento che ci aiuta molto, cioè ci sono i, per forza, degli esercizi che ci devono dare una mano. In questo caso ti dico, ce ne sono moltissimi, cioè nel senso, spesso e volentieri ci rendiamo conto che la tensione muscolare, che potrebbe anche essere somato-emozionale, il sistema nervoso che perché ho un periodo un po' stressante, ma anche magari è un concerto che mi mette ansia, l'ansia e lo stress prolungati nel tempo portano tensioni muscolari, certo, del trapezio, della muscolatura del collo, quindi un blocco che in questo caso diventa una sorta di freno a mano e quindi può inficiare in maniera negativa sulle corde vocali. Lavorare con rilassamento, allungamento, farsi appunto dei trattamenti che possono essere osteopatici, che servono a, a riallineare il tratto cervicale, la muscolatura, ma anche un bel discorso di multidisciplinarità, fisioterapista che ci aiuta con la posturale, un logopedista. Sappiamo che il segreto, esatto, è proprio la multidisciplinarità. Esatto, vedere il, diciamo così, con più aspetti, un logopedista che ci può aiutare per degli esercizi specifici. Ci sono molte cose da fare, e ma quello che va detto è l'igiene di vita, cioè nel senso avere coscienza e sentire il proprio corpo, proprio per rendersi conto, perché intervenire prima fa sempre sì che la cosa si possa risolvere in breve tempo. Esatto, e sappiamo che l'osteopatia ha un forte valore in termini di prevenzione. L'osteopatia lavora così, diciamo che gli atti manipolativi o di trattamenti osteopatici danno quel, diciamo così, spazio temporale per cui possiamo abbassare il dolore. Riallineare il tratto cervicale significa rimettere in equilibrio. Quando un sistema corpo, il sistema muscolare è in equilibrio, lavora meglio, dà meno dolore e meno fastidio. Questo fa sì che possiamo aprire una finestra dove poi si può entrare con ginnastiche, allungamenti, tecniche di rilassamento che possono essere dallo yoga alla meditazione, massoterapia, massaggi. Quindi l'osteopatia che cosa fa nella prevenzione? Permette al corpo di ritornare in un suo equilibrio e dà la possibilità, abbassando le algie, cioè i dolori, di intervenire in maniera più lunga ed efficace. E nella sua esperienza, ecco, perché ovviamente io non lo so che se mi si abbassa la voce potrebbe essere perché cattiva postura, per tensione, eccetera. Nel momento in cui invece mi affaccio e quindi comincio un percorso osteopatico, questo modificherà anche nel tempo il mio atteggiamento, in modo che quel problema magari non si vada a verificare più? Cioè siamo recettivi in questo? L'obiettivo è quello. Fortunatamente siamo un sistema elastico e plastico. Questo che cosa significa? Che noi ci adattiamo a tutto ciò che abbiamo intorno. Cioè la postura, spesso e volentieri che parliamo di postura, la postura non è solo un modo di stare nello spazio, ma è un modo di essere nello spazio. E il modo di essere significa che implica anche come ci mettiamo in confronto. Quando cominciamo a fare un percorso che potrebbe essere osteopatico di ripresa, proprio l'input che va dato al paziente in questo caso è proprio la presa di coscienza. La presa di coscienza è capire quali sono i meccanismi che hanno portato alla disfunzione o al problemino. In questo caso qual è il gioco? Creare un nuovo equilibrio che sia poi l'equilibrio permanente. Quindi il paziente in questo caso che cosa fa? Partecipa alla propria cura prendendone coscienza e lavorandoci. E questo può portare anche a una modificazione strutturale?
modificazione strutturale, un miglioramento, diciamo, generale. Spesso quando lavoro con cantanti all'inizio c'è un po' di tensione, hanno paura, perché immagino. Il nuovo mette un po' paura, perché sentono che possono raggiungere magari dei picchi che prima non raggiungevano, sentono un diverso lavoro della loro muscolatura del collo, quindi significa delle corde vocali, ma basta accompagnarli. Poi l'importante è capire che il nuovo equilibrio sarà quello che gli darà la possibilità di star bene nel futuro. Certo, beh, assolutamente sì, anche perché poi il lungo periodo è quello che andiamo a cercare. Esatto, no? È il lungo periodo, perché io spesso gioco con i miei pazienti e dico: ok, ora ti do una cura con come si dà delle pasticche, proprio con le dosi e con proprio il dosaggio vero. Cioè, quindi devi fare, che ne so, questa ginnastica due volte a settimana per 4 settimane, 6 settimane, 10 settimane, proprio come un qualsiasi collega medico dice: ok, devi prendere questa pasticca 2 volte a settimana, eccetera. La dose, la continuità terapeutica fa sì che poi il cambiamento sia effettivo. Ottimo. Qualche consiglio che vogliamo dare ai nostri ascoltatori, soprattutto su i sintomi che non andiamo mai ad ascoltare? Allora, consigli sono poi semplici, ma devo dire che la semplicità è efficace. Allora, fatevi sempre un, specialmente per chi lavora con la voce, ecco, uno speaker come te, un controllo, una valutazione di tanto in tanto, per capire come siamo, come atteggiamento posturale, come siamo messi con le tensioni emotive e muscolo tensive, perché le emozioni ci danno delle tensioni enormi e sono vere, cioè nel senso si riflettono sul muscolo, cioè quindi sono di origine psicogena, ma in realtà sono sul muscolo. Hanno un effetto poi sul pratico. Esatto, effetto sul pratico. Fare della ginnastica, perché il movimento migliora l'elasticità e la plasticità di tutti i tessuti, quindi il muoversi è sempre buono. E in questo caso vi dico: fatevi controllare da persone professioniste che possono aiutarvi su quale ginnastica è più indicata per voi. Poi ovviamente attenzione a tutte quelle situazioni che possono essere diciamo così perturbanti, ma anche la postura in ufficio col computer, col monitor. Fate in modo che il monitor sia all'altezza degli occhi, muovetevi, alzatevi di tanto in tanto, fate dei movimenti con le spalle, collo, braccia, cioè create sempre la possibilità di mobilità e elasticità. Più un corpo è elastico, più comunque lavora bene. E allora, per chi volesse informazioni aggiuntive, www.centrofisioterapicoaurelio.it, in particolare troviamo la pagina del dottor Andrea Tiburzi, troviamo anche tutti i contatti per poter prenotare, per poter chiedere consiglio, in modo appunto da migliorare nel quotidiano la nostra qualità di vita. Grazie. Grazie a lei, dottore. Grazie. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori sempre. Un saluto. Medicina Regione Lazio.